Nel primo video di questa serie ho letto e commentato il primo capitolo del libro La chiave suprema. In questo video invece andrò a leggerti il secondo capitolo e lo commenterò affinché tu possa capire esattamente come applicare il contenuto alla tua vita. Se ti sei perso la prima parte, trovi il link in descrizione per poterla riguardare. Ti consiglio di farlo perché è ricco di valore quel video, tanto che ne è uscito un mini corso sulla riprogrammazione del subconscio. Prima di iniziare, apro e chiudo parentesi. Se sei già iscritto alla mia newsletter, avrai notato che da lunedì fino al venerdì ricevi ogni giorno delle email con consigli, strategie ed esercizi di crescita personale. Se non sei iscritto a queste mail e vuoi iscriverti, puoi farlo dal link che trovi in descrizione. Se invece vuoi cancellarti dalle mail perché un'email al giorno per te sono troppe, lo capisco, puoi disiscriverti da ogni email che ricevi. Trovi il link in fondo alle mail che hai ricevuto. Quindi puoi disiscriverti quando vuoi, oppure se sei interessato, puoi iscriverti quando vuoi. Bene, partiamo subito dal leggere non tutto il secondo capitolo, leggeremo magari le parti più importanti e andiamo a capire soprattutto come puoi applicare questo contenuto nella tua vita. Partiamo da questa frase qui, dalla numero 8, che dice: possiamo camminare quando vogliamo, possiamo sollevare un braccio a piacimento. Possiamo portare l'attenzione visiva o uditiva su qualunque soggetto ci interessi. D'altro lato, però, non possiamo far cessare il battito cardiaco né la circolazione sanguigna, né la crescita della statura o la formazione di nervi e muscoli. Mi sposto. Nell'allungamento delle ossa né molti altri processi vitali importanti. Questo passaggio è un passaggio molto importante in realtà, per quanto possa sembrare un passaggio più così banale, in realtà è un passaggio importante perché qui sta affermando che la nostra mente cosciente può dominare tantissimi aspetti, ma non può esercitare nessun potere sui processi vitali. I processi vitali sono quelli che ti permettono di sopravvivere. Ad esempio, la tua mente conscia non può dire al battito del cuore di stopparsi. Tu puoi anche pensare: battito del cuore, stoppati. Questo pensiero non ha un'influenza reale, tangibile sul cuore ed è meglio che sia così. Infatti, la natura ha previsto che le funzioni vitali non possano essere gestite dalla mente cosciente perché altrimenti la tua sopravvivenza sarebbe stata bloccata molto tempo fa. Ti faccio un esempio molto semplice. Ipotizziamo che un adolescente prende una cotta per una sua compagna di classe, la compagna non corrisponde questo innamoramento. Allora il ragazzo dice: sai cosa? La mia vita fa schifo, non ha più senso la mia vita, allora smetto di vivere, la faccio finita. E ordinerebbe al suo cuore di smettere di battere. Per evitare questo, la mente cosciente non ha potere sui processi vitali, o almeno non ce l'ha, tranne nei casi in cui, rari casi, in cui la persona fa un particolarissimo allenamento per invece rendere consci dei processi che per natura sono inconsci. Però, togliendo quest'ultima parte, la nostra mente cosciente, non dominando i processi vitali, deve invece dominare l'attenzione, nel senso che devi valutare sempre su cosa poni la tua attenzione, perché è molto importante. Questa è una funzione della mente cosciente e deve essere dominata, perché nel momento in cui tu poni la tua attenzione su un qualsiasi tipo di contenuto, stai invitando a quel contenuto di entrare sempre di più nella tua vita. Questo accade sia se tu ti soffermi con la tua attenzione su ciò che vuoi, ma è valido anche se tu ti soffermi su ciò che non vuoi. Quindi, se tu emani pensieri spesso legati a quello che non vuoi, non voglio che accada questa cosa, non voglio trovarmi in difficoltà economiche, non voglio litigare col partner, non voglio più
Più ti soffermi su quello che non vuoi e più lo stai invitando ad entrare nella tua vita, lo stai attirando a te, perché dove poni la tua attenzione lì scorre la tua energia. Quindi ti chiedo, dove stai facendo scorrere la tua energia? Durante il giorno che tipo di pensieri hai? Sono più diretti a ciò che vuoi o sono più diretti a ciò che non vuoi? Questo è legato al potere della mente conscia, che può decidere su cosa soffermare l'attenzione. Invece tutto il resto è gestito dall'inconscio, quindi lascia che l'inconscio faccia il suo lavoro e tu però domina la mente cosciente affinché tu possa portare la tua attenzione spesso su ciò che desideri e in questo modo lo attrarrai con più facilità. Mi sposto e leggiamo la frase numero 9. Anzi, passiamo alla frase numero 10. Di questi due poteri, quello esteriore e mutevole è stato dominato mente conscia o mente oggettiva, coinvolta negli oggetti materiali. Quindi la mente conscia viene chiamata spesso in questi testi mente oggettiva, mentre il potere interiore prende il nome di mente subconscia o mente soggettiva e oltre al suo lavoro sul piano mentale controlla le regolari funzioni che garantiscono la nostra sopravvivenza a livello fisico. Quindi è come se la mente a scopo didattico venisse divisa in mente conscia e mente subconscia. La mente è una, però viene suddivisa a scopo didattico in mente oggettiva e mente soggettiva. La mente oggettiva sarebbe la mente cosciente. Passiamo alla frase numero 12. Qui, parlando della mente cosciente, dice: alla facoltà di discriminazione che comporta la responsabilità di scelta. Ha un potere di ragionamento, sia esso induttivo, deduttivo, analitico o sillogistico, che può raggiungere livelli di sviluppo molto marcati. Su questo passaggio in realtà si potrebbero fare 50 video. È la sede della volontà con tutte le energie che ne fluiscono. Però andando a prendere proprio il succo, la parte che ci può servire di più è legata a quello che dicevamo prima. La mente cosciente ha la facoltà di decidere se quel contenuto va bene oppure no. La mente cosciente può accettare qualcosa oppure può rifiutarla. In genere il miglior modo che hai per accettare qualcosa è posare la tua attenzione su di essa. Se invece vuoi liberarti da qualcosa, in genere il modo migliore che hai è distogliere la tua attenzione da quel contenuto. Quindi per contenuti non intendo le tue emozioni positive o negative, intendo tutte le suggestioni che ti arrivano e che attraversano i tuoi cinque sensi. Non devono colpirti per forza. Puoi tranquillamente distogliere la tua attenzione da quello che non vuoi e focalizzarti su quello che vuoi. Faccio un esempio: se in un telegiornale, se in TV si parla della povertà, se tu ti concentri sulla povertà è come se la stessi attirando nella tua vita. Però tu hai il potere cosciente di decidere di non concentrarti su quel contenuto e di concentrarti su altro. Questa facoltà però va esercitata, quindi tutte le volte che senti parlare di guerre, litigi e cose che magari non vuoi attrarre, ti basterebbe a livello teorico semplicemente spostare la tua attenzione da quei contenuti. E questa è una facoltà della mente cosciente e quindi ha responsabilità di scelta. Leggiamo la frase 14 e qui dice: spesso si verifica che condizioni come la paura, la preoccupazione, la povertà, la malattia, la disarmonia e i mali di ogni genere ci dominino a causa delle false suggestioni accolte da una mente subconscia non sorvegliata. Infatti, qual è il problema principale? Che le persone passano ore a parlare, a pensare a ciò che loro non vogliono,
Ad esempio, nel periodo del Covid, le persone parlavano per ore della malattia, nessuno parlava per ore del benessere, della salute, di quanto è bello essere sani. Ma focalizzandosi sulla malattia, poiché la mente cosciente è l'unico guardiano della mente subconscia, nel momento in cui la tua mente conscia inizia a concentrarsi su un contenuto, già lo sta invitando nella tua esperienza. Ma se tu ti lasci coinvolgere a livello emotivo da quello su cui la mente cosciente si sta soffermando, tu lo stai attirando con molta velocità a te. Quindi non devi solo fare attenzione a dove poni la tua attenzione, ma devi fare soprattutto attenzione a cosa ti coinvolge a livello emotivo. Perché se io penso alla povertà senza provare delle emozioni a riguardo, non provo né preoccupazione, né paura, né nessuno stato d'animo, e magari sono in uno stato d'animo neutro, non sto attirando la povertà a me. Ma se pongo la mia attenzione sulla povertà e inizio a preoccuparmi, lì sto attirando maggiore povertà nella mia vita, maggiore povertà a 360 gradi, quindi non solo economica. Perciò le tue emozioni determinano tantissimo, quindi devi fare attenzione ai pensieri che hai, devi fare attenzione a dove poni spesso la tua attenzione e devi fare soprattutto attenzione a cosa ti coinvolge a livello emotivo. Fai in modo di non trovarti coinvolto emotivo da contenuti che semplicemente non sono utili e che sono limitanti. Quindi la mente conscia ben allenata, e infatti è una questione di allenamento della mente cosciente, ed è un allenamento che richiede del tempo, non è una cosa immediata, non è una cosa semplicissima, però riuscire a dominare la tua attenzione è una cosa di vitale importanza, ma che richiede un grande allenamento. Quindi, come sai che per sviluppare dei muscoli super scolpiti, ci può volere un allenamento di molti anni, sai allo stesso modo che per allenare la mente cosciente può volerci molto tempo, non per forza molti anni, potrebbero volerci diversi mesi, però diversi mesi dove ti impegni totalmente a lavorare sulla mente cosciente. La mente cosciente ben allenata può prevenire completamente questo fenomeno, grazie alla sua vigilante azione protettiva. La si potrebbe definire a ragione come il guardiano della soglia, del grande territorio del subconscio. Quindi, la mente cosciente è il guardiano della soglia perché se io ricevo una suggestione che non mi piace, posso con la mente cosciente rifiutarla. Ma se io non avessi la mente cosciente, qualsiasi suggestione mi arriva, qualsiasi frase mi viene detta, io agirei di conseguenza, perché se un contenuto finisce direttamente nel subconscio, il subconscio direttamente lo esprimerebbe in realtà. Quindi, facendo un esempio molto semplice, se io ti dico buttati dalla finestra, la tua mente cosciente rifiuta questa idea, a ragion veduta, e tu quel gesto non lo fai. Ma se non ci fosse la mente cosciente, io ti dico buttati dalla finestra, il tuo subconscio lo prenderebbe come un ordine e tu lo faresti. Quindi ci sarebbe un problema per la sopravvivenza. Allora, per evitare che questo accada, la natura ha previsto che la mente cosciente possa fare da filtro, fa da guardiano. Però questo guardiano va in qualche modo attivato, perché è vero che per natura tutto ciò che va contro quelli che sono i tuoi valori e soprattutto va contro a quelle che sono le tue convinzioni più profonde, la tua mente conscia, quando sente qualcosa che va contro le tue convinzioni, già di suo ha un sistema automatico per cui non crede a quello che sta ascoltando. Ok? E già questo cerca in qualche modo di proteggerti. Però se vuoi una protezione più grande, devi tu consciamente dirigere la tua attenzione su contenuti scelti da te. Riprendiamo e dice: la mente subconscia trae conclusioni giuste e accurate partendo da premesse provenienti da fonti esterne. Se una premessa è vera, la mente subconscia raggiunge una conclusione impeccabile.
Ma se si tratta di una premessa o un suggerimento erroneo, l'intera struttura crolla. Perché la mente subconscia non si impegna nel processo di provare qualcosa, si affida alla mente conscia per restare al riparo da impressioni sbagliate. Quindi, ipotizziamo che in un film venga detto che il protagonista, essendo ricco, è uno stronzo. Ora, questa suggestione, se io l'accetto a livello cosciente, diventa un ordine per la mia mente subconscia. Quindi, se io ascolto quella frase del film, come gestisco la mente cosciente in quei momenti è determinante, perché grazie alla gestione della mente cosciente io posso fare in modo che la mente subconscia non accolga quella suggestione. Molte volte, le persone mi chiedono: ma come faccio a sapere che sto riprogrammando il mio subconscio nella maniera corretta? La risposta è molto semplice. Guarda le azioni che fai. Poiché il tuo subconscio determina le azioni che fai, nei momenti in cui tu riesci a sovrascrivere un contenuto presente nel tuo subconscio, in maniera automatica anche le tue azioni cambiano. Ma se le tue azioni non cambiano, le tue abitudini sono sempre le stesse, il tuo modo di pensare è sempre lo stesso, vuol dire che a livello di riprogrammazione del subconscio non stai lavorando nella maniera corretta. E qui aggiunge, poiché prende per vero qualunque suggerimento, la mente subconscia si mette subito al lavoro per agire di conseguenza nell'intero campo del suo sterminato spettro di azione. La mente conscia può volere suggerire sia una verità che una bugia. Nel secondo caso è a costo di un immenso pericolo per l'intera persona. C'è questa prima parte della frase che è molto importante. Poiché prende per vero qualunque suggerimento, la mente subconscia si mette subito al lavoro per agire di conseguenza. Allora, prende per vero qualunque suggerimento vuol dire che i pensieri ricorrenti che tu hai non devono per forza essere emanati in base a quello che tu stai vivendo adesso nella tua vita. La maggior parte delle persone emana dei pensieri consci solo in base a ciò che vive adesso nella sua vita. Ma nei tuoi pensieri tu puoi pensare quello che vuoi e poiché il tuo subconscio semplicemente prende per vero qualsiasi cosa la mente cosciente ha preso per vero, se tu riesci a, prima ad allenarti, perché è una cosa su cui allenarsi anche tanto, riesci ad allenarti a pensare a quello che vuoi anziché ad emanare dei pensieri in base a quello che stai vivendo, vedrai nella tua vita una crescita costante in ogni area della tua esistenza. Quindi, il fatto che la mente conscia produce le idee e la mente subconscia le trasforma in un equivalente pratico è qualcosa che può giocare a tuo favore se domini la mente conscia. Se non domini la mente conscia e non gestisci durante il giorno i tuoi pensieri e le tue emozioni, hai un grosso problema perché ad ogni istante, con qualsiasi suggestione ti arriva, sia interna che esterna, tu condizioni il tuo subconscio in negativo. La mente conscia dovrebbe essere in servizio in tutte le ore di veglia. Trovare con la guardia abbassata, risposto io, o se il suo calmo senso del giudizio viene sospeso, come spesso accade, allora la mente subconscia non è protetta e resta aperta ad ogni tipo di suggestione e di suggerimenti. Durante l'eccitazione causata da uno stato di panico o quando si è in preda alla rabbia o in balia degli impulsi di una folla irresponsabile o in qualunque altra situazione dominata da passioni sfrenate, ci troviamo di fronte alle condizioni più pericolose. La mente subconscia allora si apre a impulsi di paura, odio, egoismo, eccetera. Il risultato è estremamente nocivo. Che va un po' a confermare tutto quello che abbiamo detto fino ad ora. Saltiamo alcune frasi, vediamo un po' che frasi abbiamo qui. Leggiamo la frase 23, dice: la mente subconscia non è in grado di controargomentare, pertanto se ha accolto suggerimenti
sbagliati, il metodo più sicuro per soppiantarli è usare una forte controsuggestione ripetendola frequentemente, in modo che la mente sia costretta ad assimilarla, poiché la mente subconscia è la sede dell'abitudine. Ciò che facciamo ripetutamente diventa meccanico. Allora, qui sta affermando che se ci sono delle suggestioni che ti rendi conto che hai accettato e ormai quei pensieri sono diventate delle tue convinzioni radicate ben profondamente dentro di te, il modo che hai per cambiare le tue convinzioni è usare il potere della ripetizione. Quindi riascolti, per esempio, tante volte il nuovo contenuto che vuoi installare dentro di te. C'è però un problema da considerare, che qui, non, almeno in questa frase, non è stato considerato dall'autore. Il fatto è che una convinzione è una sensazione di certezza nei confronti di qualcosa. Quindi, se io ti dico domani il sole sorge, tu sei convinto che domani il sole sorge e lo sai per esperienza, quindi hai la certezza che il sole tutti i giorni sorge. Non sai come, non sai che cosa accade magari, però sai per certo che il sole sorge. Ne hai una sensazione di certezza. Questa sensazione di certezza però non è rivolta anche alle cose che tu vuoi manifestare, quindi al fatto di avere la relazione che vorresti tu, ad avere il conto in banca che vorresti tu, ad avere, non lo so, la vita che vorresti tu, non ne hai ugualmente lo stesso livello di certezza. Sei certo che il sole sorge, ma non sei certo che un giorno diventerai ricco. Ok? Quindi, se tu usi la ripetizione, dovresti usarla su contenuti che ti suscitano delle emozioni, perché se non ti suscitano delle emozioni, è impossibile per te sostituire una qualsiasi convinzione che però è collegata a degli stati d'animo belli intensi con una ripetizione sterile. La ripetizione dovrebbe sempre contenere delle emozioni. Questo è il motivo per cui in tanti, soprattutto quelli che seguono di più la linea o la scuola di Bob Proctor e simili, dove magari si mettono lì a scrivere 100 volte al giorno con la mano debole una certa frase che vogliono installare dentro di sé, non riescono a cambiare poi davvero quel paradigma, perché è una ripetizione sterile senza emozioni. La prima cosa che devi usare per riprogrammare il tuo subconscio sono le emozioni. Poi la ripetizione è fondamentale, utilissima, ma su contenuti che ti suscitano delle emozioni. Quindi questo è un passaggio più tecnico, però molto importante. Io direi di saltare tutta quest'altra parte e di andare a leggere l'esercizio che dà a fine capitolo, perché ad ogni capitolo abbiamo detto che dà degli esercizi. Qui l'esercizio è questo qua. Dice: la settimana scorsa vi ho assegnato un esercizio allo scopo di assicurare il controllo sul corpo fisico. Se l'avete svolto con successo, siete pronti per proseguire. Stavolta imparerete a controllare il vostro pensiero. Scegliete sempre la stessa stanza, sedia e posizione di prima se possibile. Ok, rimanete ancora perfettamente calmi e immobili. E poi dice: ma stavolta inibite tutti i vostri pensieri. Allora. Inibite non è il termine corretto. Sono sicuro che nella versione originale dica qualcosa di leggermente diverso. Comunque leggo tutto così come è scritto e poi lo commentiamo. Questo vi darà il controllo di tutti i pensieri incentrati su apprensioni, preoccupazioni e paure, permettendovi di concentrarvi solo su pensieri che volete. Continuate a svolgere l'esercizio finché non diventate totalmente padroni della tecnica. Allora, il termine inibire, in questo caso, io sono sicuro che nella versione originale anche quest'ultima parte dell'esercizio è leggermente diverso. Comunque, in questo caso, quindi rimani calmo e immobile e per inibire i pensieri intende semplicemente li lasci
lasci che la mente pensa quello che vuole, senza bloccarli, senza fare nulla, è una semplice osservazione di quello che sta pensando la tua mente, e questo ti darà il controllo sui pensieri che la tua mente farà di preoccupazione e di paura, perché per la prima volta magari ti renderai conto di cosa la tua mente sta pensando. Quindi è un mi prendo per esempio 5 minuti per sorvegliare che cosa la mia mente sta pensando. In questo caso non c'è nulla da fare se non il semplice osservo che cosa accade sul mio piano mentale. Gli esercizi che darà poi più avanti negli altri capitoli sono diversi, però sono sempre esercizi propedeutici, quindi più riesci a fare questo esercizio, più ti risulterà fare bene gli esercizi successivi. Quindi l'esercizio è semplice in realtà, potrebbe essere difficile se una persona non ha mai fatto qualcosa di simile, però il mio consiglio è di, se hai già fatto l'esercizio del primo capitolo, lavora anche con questo esercizio qui, poi tanto nei prossimi video magari vedremo gli altri capitoli e gli altri esercizi. Se questo video ti è stato utile, scrivilo pure nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!